Grazie Eccellenza. Io parto da un presupposto, lo hanno ricordato in diversi, forse un po' per abitudine, più che per sentimento reale. Siamo tutti uomini, donne dello Stato in questo momento, tutti, politici e parte togata unitamente. E dovremmo in qualche maniera fare gli interessi dello Stato. E questo è un concetto imprescindibile. Ma quello che andrò a dire in questi minuti ricalca un po' quello che ho accennato anche nel coma comunicazioni, nel senso che è inutile nascondere la polvere sotto il tappeto, è inutile far finta di nulla, è inutile in questo caso cercare mille e mille rivoli di giustificazioni per un qualcosa che non è andato secondo i desiderata di qualcuno, evidentemente. Perché parto dal presupposto che tutto parte, almeno la storia recente, dalla rimozione all'interno del Consiglio giudiziario plenario attraverso un ordine del giorno a firma di alcuni magistrati, del magistrato dirigente Valerio Perfelici, che io ammiro esclusivamente solo per come scriveva le relazioni sullo stato della giustizia. Questo a scanso di equivoci. Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Delle relazioni così puntuali, dove spaziava all'interno di quelle relazioni su tutto quello che era le problematiche emerse all'interno del Tribunale e del sistema giudiziario in generale, credo che debba essere quantomeno riconosciuto. Qui invece ho sentito molti far parte di una schiera piuttosto che un'altra, e questo è anche l'errore madornale che la classe politica all'interno di quest'Aula fa in continuazione. Andare a fomentare qualcosa che non dovrebbe essere fomentato o dovrebbe essere bagliato all'interno di organismi. Io condivido anche le giuste rimostranze da parte del consigliere Berti, da parte anche del mio segretario Emanuele Santi sul fatto della composizione del Consiglio giudiziario plenario, però quel Consiglio giudiziario plenario fu creato appunto per andare in maniera equilibrata a parlare di certi temi, perché evidentemente è l'organismo più puntuale da questo punto di vista che possa dirimere le varie questioni che man mano si affastellavano negli anni. E quale migliore occasione è quel contesto nel momento in cui c'è una parte togata, una parte politica, le loro eccellenze pro tempore che lo presiedono, i segretari di Stato e tutti i ecco, questa è la composizione. Credo che questa sia a tutela. Le distorsioni che sono nate da quel famoso 5 marzo del 2018, è da lì che si parte, è da lì che si deve partire, perché è da lì che ci sono state le forzature da parte di qualcuno che si definisce la maggioranza di qualcosa. Ancora io in questo concetto di autodefinirsi la maggioranza di qualcosa è qualcosa che non rientra nelle mie facoltà mentali di poter capire, perché tutti, è vero che ci sono delle elezioni politiche, e mi rivolgo alla politica, che evidenziano una maggioranza e un'opposizione. Ma è altrettanto vero che tutti dovremmo avere l'altissimo senso di Stato che è auspicabile. Non che si prendano le redini di qualcun altro che tira il carro. È paradossale poi che oggi in quegli organismi che il 5 marzo 2018 decisero a maggioranza di intraprendere una cosa fuori dalla legge, hai voglia di dire e hai voglia di giustificarla. Anch'io pensavo al tempo che si potesse fare un sindacato se c'erano delle evidenze, ma non è stato così ed è stato qualcosa di fuori dalla legge. Allora nel momento in cui quella maggioranza, quasi l'intera maggioranza che quella volta fece questo atto, oggi si nega di fronte alle chiamate in assise da parte delle loro eccellenze. Allora, una maggioranza vale una volta e dopo 2 anni non vale più.
Quale miglior contesto è quello del Consiglio giudiziario plenario, con tutti i limiti che faccio anche miei, che possa davvero andare a parlare seriamente, uno di fronte all'altro, perché le definizioni sono quelle, dei problemi che attanagliano la giustizia, lo stato della giustizia, tutto quanto. Vabbè, tre anni fa c'era una maggioranza. Adesso, con la compiacenza di parti politiche che ammettono candidamente di non andare in quei consessi per non dare la garanzia del numero legale. Questa è la nuova strategia politica. Questa è la nuova strategia politica, non più il dialogo. Io sono per il dialogo, lo sapete che sono per il dialogo. Ho le mie idee e da quelle non mi muovo, però sono per il dialogo. Ma oggi c'è stato un attacco continuo nella delegittimazione di un organismo che c'è e lo è stato fatto attraverso lettere in Europa e attraverso candide ammissioni da parte di qualcuno, che l'ha detto anche chiaramente in conferenza stampa: non veniamo perché non vogliamo garantire il numero legale. Questa è la politica di oggi, questo è essere uomini dello Stato. Mi hanno sempre insegnato che quando uno deve mettersi la faccia, uno si deve difendere, o uno deve proporre, o uno deve semplicemente dialogare, lo si fa in quei contesti. E invece, ripetita iuvant, si continua a mandare lettere all'Europa, legittimamente, ma sono uomini e donne dello Stato, sono uomini e donne politici di questo Stato eletti, che dovrebbero rimanere in questo contesto e eventualmente dialogare e scontrarsi in quei contesti. Perché cosa succede? Succede poi quello che è successo dall'errore del 5 marzo 2018, perché ancora qui nessuno ha detto o ha fatto ammenda, nemmeno Renzi, che era segretario di Stato alla giustizia, ha detto sarò disponibile a valutare il mio operato, ma non l'ho mai messo in dubbio. Non l'ho mai messo in dubbio, perché ad ogni azione corrisponde una reazione. E noi stiamo pagando oggi quello che è stato fatto anni fa, quello che i commissari di opposizione di allora della Commissione Affari di Giustizia hanno detto, io ho letto i verbali, ma erano lì anche i magistrati che erano in parte in causa. E allora se vogliamo andare avanti con le delegittimazioni, andiamo avanti con le delegittimazioni, ma non si fa il bene dello Stato. E ci può essere qualsiasi segretario di Stato alla giustizia, qualsiasi segretario alla giustizia, che se non c'è un cambiamento culturale di abbandono, questo sì, abbandono politico delle fazioni, questo sì, non si fa quello per cui siamo stati eletti, almeno noi come parte politica. Lo stesso fatto, vi rendete conto, questo è un ragionamento che voglio fare insieme a voi, lo stesso fatto che in quest'Aula si citino continuamente le prerogative normative citate in, in norme sovraordinate, vuol dire che quelle norme non vengono rispettate o si danno un'interpretazione di quelle norme. Vuol dire negare la stessa normativa sammarinese e continuamente venirlo a dire qua in aula vuol dire non credere in queste cose. E allora anche qui bisogna fare uno scatto culturale. Ci sono delle leggi? Sono sbagliate? Sono da ammodernare? Bisogna farlo. Ma il continuo richiamo a citazioni del genere vuol dire davvero che stiamo interpretando le norme, tutte le norme. Tutte le norme e uno Stato, una politica, non se lo può permettere, tantomeno una magistratura, mi viene da dire. Io ho questa sensazione, poi magari sono un po' drammatico e drastico. C'è una bellissima canzone di Fabrizio De André, si chiama La guerra di Piero. Se la andate a leggere o la conoscete, La guerra di Piero è la storia, a un certo punto dice, che ci sono due soldati di parti avverse, che ovviamente indossando le proprie vesti di appartenenza si guardano e sanno benissimo, Piero sa benissimo
che se vuole sopravvivere deve premere il grilletto per primo, e non lo fa. Non lo fa perché rifiuta in quel momento il fatto che ci sia una disumanizzazione della questione, anche se si era in guerra, cosa che non fa la parte avversa, e gli spara. Noi siamo esattamente lì, ci stiamo guardando l'uno con l'altro, in attesa che qualcuno prema il grilletto. Questa è la sensazione che ho io. Questa è la sensazione che ho io personalmente. Ed è una sensazione brutta, perché è il messaggio che poi la politica fa passare alla cittadinanza, che non c'è dialogo. Nonostante tutto quello che dovrebbe invece averci insegnato la pandemia, a avere un senso di comunità che non c'è, non c'è. E siamo in quel punto, in quel dannato punto, dove ci guardiamo in cagnesco, perché qualcuno, sì, politicamente ha scelto scientemente di far parte di un'altra parte, non dello Stato. Qualcuno ha anche detto che la magistratura utilizza la politica o è la politica che utilizza la magistratura. Ma anche qui, di cosa stiamo parlando? Siamo uomini e donne dello Stato. Purtroppo la mentalità, la cultura sammarinese di fare tutto quello che è previsto dalla norma, ma cercando un attimino anche di girargli intorno, ci porta a fare delle considerazioni che fanno male al paese. Fanno male, fanno un dannato male. Fanno un dannato male. Ma di queste cose bisogna esserne coscienti. Io non mi sento parte usata da qualcuno. Come spero e mi auguro che qualcun altro non lo pensi di me. Bisognerebbe anche utilizzare piani differenti di valutazioni in tutto quello che è accaduto. Sul piano interno che poi si ripercuote necessariamente sul piano esterno, su come viene visto San Marino. I continui attacchi alle loro eccellenze. Mi dispiace eccellenze, ma devo ridarvi molto volentieri la solidarietà per tutto quello che avete vissuto in questi 6 mesi e che mi consentano. Hanno vissuto anche chi vi ha preceduti, coloro che attaccano rete, coloro che hanno vissuto le prime tensioni, anche rivestendo il ruolo di Suprema Magistratura sul fronte di Libera, quando la nomina era fatta da Libera o da Civico 10. Oggi vengono a fare la morale, ma sanno benissimo, e sfido chiunque a dimostrare il contrario, ci sono i verbali dei vari uffici di presidenza, che io ho difeso sempre la reggenza, pur non essendo di nomina del mio gruppo, ma io credo che la reggenza debba essere super partes come lo deve essere sempre. Per cui sentirmi fare la morale oggi mi dà un po' fastidio, perché non credo che... Ci sono persone che hanno vissuto quelle dinamiche. C'è un mi fa molto piacere che il consigliere Gaetano Troina abbia parlato oggi, perché c'è il comunicato che forse è passato un po' in maniera leggera dell'ordine dei notai e degli avvocati, che cito molto volentieri, perché sono loro che si devono confrontare con quella realtà e con i cittadini che devono difendere, a cui devono dare la certezza del diritto. E non si può far finta di niente su queste cose. Dice, non si contano ormai più le volte in cui negli ultimi anni l'ordine degli avvocati ha richiamato all'equilibrio le parti coinvolte nello scontro senza mai entrare nel merito del contraddittorio politico. Senza mai entrare nel merito del contraddittorio politico. Senza esito alcuno, chiedendo piena e puntuale operatività della stessa, la razionalizzazione e l'efficientamento della macchina giudiziaria e addivenendo alla riforma del processo penale, alla riforma dell'ordinamento giudiziario, alla nomina del dirigente del Tribunale. Queste sono persone che conosciamo tutti, sono anche amici in molti casi, amici di tutti, che sono dei professionisti e che vivono direttamente questa continua lotta politica-magistratura e viceversa. E di queste cose bisogna rendersi conto, perché sono gridi d'allarme importanti, importanti. Se non ci si rende conto che stiamo facendo il male di questo paese, dal 5 marzo del 2018, è ovvio che bisogna tenerne conto.
C'è un altro aspetto che è stato toccato anche dal segretario e lo cito molto volentieri perché questa è quella che mi dà più fastidio perché poi ingenera a sua volta altre sottodimensioni. Non ha certamente aiutato, dice il segretario, il clima di forte scontro generato dalla fuoriuscita di notizie sulla stampa, notizie che hanno portato addirittura il diretto interessato Buriani nel diffidare la Commissione Affari di Giustizia nell'adottare quelle decisioni come l'avvio dell'azione del sindacato che la legge alla Commissione Affari di Giustizia attribuisce. Siamo in presenza di un'entità che si ritiene superiore anche delle stesse norme che formano il nostro Stato. Ora, non entro nel merito, ma apro e chiudo una parentesi. Non è assolutamente facile fare un sindacato, ma è altrettanto vero che di fronte a certe evidenze non si può far finta di niente e non saremo noi a giudicare, fortunatamente. Non saremo noi a giudicare, ma sarà qualcuno che ha più contezza nel giudicare. È questo il punto, non è questa un'aula di tribunale, non lo è mai stata. Possiamo esprimere giudizi, passioni e quant'altro, ma non siamo noi. Ma mi sembrava logico fare questo piccolo cappello perché l'azione del sindacato la si deve fare nel momento in cui si portano in evidenza certe distorsioni. Quindi tutto quello che si è inscenato in questo ultimo mese e mezzo a livello di informazione, noi eravamo in plenario e sapete benissimo la riservatezza, io mi prendo anche la colpa come presidente della Commissione Affari di Giustizia, ogni qualvolta veniva la troupe televisiva di RTV, io non la facevo entrare, ma non perché ce l'abbia in qualche maniera con RTV o con l'informazione in generale, perché ritengo che ci siano ambiti riservati in cui non si debba, dal mio punto di vista, soprattutto in questo momento, dare più di tanto pubblicità. Credo che bisogna risolvere le cose qua dentro. Come non è mai stato dato alcuna informazione da parte, almeno qui parlo, da parte della maggioranza, dichiarazioni su quello che avveniva. Però puntualmente, vi ricordate tutto il calcio minuto per minuto? Ecco, puntualmente, anche durante i lavori di quelle commissioni, puntualmente e anche in plenario, puntualmente sugli organi di stampa veniva data rendicontazione di quello che accadeva qua dentro. È normale, lo ribadisco, è normale una cosa del genere o qualcuno utilizza la propria assenza o l'assenza di qualcuno per fare capire che sta succedendo qualcosa? Perché è qui il giochino. Il giochino è molto semplice. Allora, o tutti abbiamo la consapevolezza che ci si trova in ambiti riservati, bene o male si fanno le cose, ma si rimane lì, perché la Commissione Affari di Giustizia riferisce solo ed esclusivamente al Consiglio Grande Generale. Non riferisce ai giornalisti e non riferisce soprattutto a chi eventualmente si dovrebbe difendere da un millantato stato di cose, portare quali allegati attestazioni della carta stampata. Vi pare normale in un paese del genere? Cioè, le commissioni non fanno un comunicato stampa e si portano come giustificazione gli articoli di stampa di qualche giornalista prezzolato che ha la via già segnata? Questo mi sembra anche indice di, no? Concorrenza sleale da un certo punto di vista. Sarà che io rimango legato ai miei studi sociologici e le regole delle 5W della stampa anglosassone, quindi il who, what, where e why, ossia fare un articolo declinandolo nel momento in cui tu definisci tutte queste 5 condizioni. E anche qui, a livello di stampa, a ognuno ha un ruolo in questa battaglia di Piero, dove ci guardiamo. A ognuno ha un ruolo e ognuno ha scelto da che parte stare. E forse, presumo, questa scelta è stata fatta molti anni fa, e si delegittimano gli altri, si delegittima una maggioranza che cerca di riportare per quanto possibile allo stato dell'arte precedente, perché se ancora qua non si vuol capire che è stata fatta una forzatura
nel 2018, allora staremo qui ancora a parlare di giustizia. Non credo che il Paese meriti solo di parlare di giustizia in questo caso. Evito di entrare nel merito delle varie volontà da parte di qualcuno di mandare dei segnali non troppo piacevoli alla mia persona o a chi è in certi contesti con me. Evito perché evidenziano insomma anche la portata morale, la struttura morale di chi in questo caso è chiamato in causa. Però succede anche questo a San Marino, quello che dicevano nel coma comunicazioni, succede anche questo. Ho sentito parlare del conto Mazzini, ancora qualcuno pensa che sia colpa di rete, lo ha detto il collega Santi, lo ribadisco anch'io. Il processo Mazzini deve terminare, è già terminato, ma tra la sentenza e il deposito delle motivazioni è passato ben più di un anno. E questo dovrebbe fare pensare perché è passato molto più di un anno. Dovrebbe far pensare anche al fatto che Caprioli, come ha ricordato il collega, dica allo Stato cosa deve fare. Io non credo che siamo nelle condizioni per dettare le regole di niente e a nessuno. Credo che però se ci sono delle regole, quelle regole vanno rispettate. O si cambiano le norme, ma lo si fanno in un altro contesto, nel contesto che dicevo prima. Non dove qualcuno si chiama fuori per non fare arrivare il numero legale. Perché è successo anche questo. È successo anche questo. Ci sono dichiarazioni pubbliche. Dichiarazioni pubbliche. Ci sono a questo punto differenti scenari. La volontà, e mi auguro la volontà della maggioranza, e mi auguro, visto che è stato sempre ricordato ed è bene ribadirlo, qualcuno è stato chiamato a fare degli incontri anche da parte dell'opposizione sul sistema giustizia, e a quegli incontri, che se ne voglia dire, non ci si è presentati. Si possono anche in questo caso avere delle visioni differenti, ma non ci si è presentati. Non ci si è presentati per legittimare la scelta, non delegittimarla, non lo so. Io sono, ripeto, per scontro politico e anche di visioni politiche, ma sono assolutamente per il dialogo. Si può partire certamente da due punti di vista differenti, ma credo che attraverso anche il dialogo sia necessario in questo caso arrivare alla conclusione che siamo membri di uno Stato, siamo membri politici di uno Stato che si devono per forza, anche per norma, confrontare anche con la parte togata, e credo che questo, se già la politica agli incontri dice no, ciao, non vengo, anzi fanno proprio orecchie da mercante, poi vengono qua a dire non c'è il dialogo. Allora credo che questo non sia un punto di partenza ottimale. Non sia un punto di partenza ottimale. E siamo sempre lì, ripeto, sulla piana dove Piero guarda l'avversario e l'avversario guarda Piero. Quindi è necessario andare dietro e dare contezza e risposte a coloro che vivono questa realtà, gli avvocati, i notai. Quindi la riforma dell'ordinamento giudiziario va fatto. Bisogna appoggiarsi anche agli organismi esterni. C'è questa paura, c'è questo timore reverenziale di andare a farsi valutare o a farsi aiutare anche a fare una riforma. C'è questa paura, una sorta di delegittimazione, di autorazzismo che non riesco a capire. Qualcuno è venuto a minacciare in aula dicendo porteremo tutto in Europa, ma ben venga, se non che questa cosa poi possa portare una conseguenza a livello di nomea di San Marino. Sembra un po' la terra di nessuno in questo momento. Va fatto il magistrato dirigente, va fatto il magistrato, va necessariamente nominato un dirigente. È evidente che serva,
perché lo ha detto molto bene il collega Gian Nicola Berti, lo ha detto il collega Rossano Fabbri, vedete, non dico maggioranza opposizione, nel momento in cui ci sono persone che di queste cose vivono e di che queste dinamiche le vivono, bisogna rendergli atto indipendentemente dall'appartenenza politica. Lo dicono. Rossano Fabbri, con cui io mi sono scontrato diverse volte, ha questo modo anche di fare, ma che è giusto, perché lui le vive insieme agli altri propri colleghi, le dinamiche, la mancanza di un equilibrio all'interno della magistratura e del tribunale in più, perché hanno intrapreso studi per cui devono difendere volontariamente, vogliono difendere le persone applicando le regole del diritto. E qui ancora non si capisce se chi ti può giudicare in quel momento te la possa garantire. Perché sfido chiunque andare in un tribunale del genere a farsi giudicare o a farsi prosciogliere, con il clima che ci sta avvelenando. E va tenuto conto del parere, poi pro veritate del professor Baldassare. Per carità, io mi cospargo il capo di cenere, non sono nella condizione di poter dire bene o male di una cosa del genere, mi basta leggere il curriculum del professore. Anzi, ringrazio le loro eccellenze per aver chiesto questa collaborazione, questo parere, perché ha definito i contorni di una legge, per quanto criticata e per quanto inattuata, perché è stata ancora, pur essendo legge, non sono state date le conseguenze. Ma badate bene, io penso una cosa, non credo che se si dovessero mai cambiare dei giudici, normalmente avverrà per turnazione, avverrà per limiti di età, avverrà che qualcuno dovrà andare via e dovrà prendere, no? la questione di una fase istruttoria di qualcosa o comunque di giudizio nel momento. Non credo che questo sia deleterio, è nel normale ricambio che ci deve essere all'interno di tutti gli organismi, per cui non credo che se si cambiano 2-3 giudici per limiti di età o quello che sarà il disastro per il tribunale. Credo che però questo tribunale vada equilibrato, vada portato equilibrio in quel contesto per permettere a tutti di sapere che in quel tribunale unico sammarinese si giudicano le persone per le leggi, non per le appartenenze, perché anche questo è un passaggio che la cittadinanza sente e ha la necessità di essere chiarita una volta per tutte. Ma la chiarezza va fatta dall'atto del 5 dicembre del 2018, un atto a mio avviso incostituzionale, in cui qualcuno si definì la maggioranza di qualcosa e cacciò senza la pezza normativa qualcun altro. Qualcuno ancora qui non ha fatto pubblica ammenda, non ha chiesto scusa. Perché tutte le cose che stanno accadendo in questi giorni accadono per quel giorno. Per quel giorno. E ancora chi difende quella cosa ha preso posizione e deve portare a termine quella presa di posizione. Perché è evidente che la debba portare a termine. Solo un cieco non vedrebbe. Allora io non sono nella condizione, eccellenza, di essere messo, come citava De André, nella condizione di dover premere il grilletto per primo. Non voglio. Si auspicherebbe alla pace, no? Allora, siamo sulla piana, decidiamo di riporre le armi. Decidiamo di dare un altro finale diverso a quella canzone di De André. Però ci vuole la volontà e ci vuole anche l'onestà intellettuale di volerlo fare e non di dover difendere qualcuno.